Digli anche, oggi il Signore vuole benedirti. Il Salmo 133 dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione, la vita in eterno. La benedizione è nell'unità dei fratelli. Amen. Ecco perché stasera è una giornata speciale. Ecco perché il Signore ti benedirà, perché i tuoi fratelli sono intorno a te e ti amano. Ma colui che ti ama di più è il Signore. Amen. Quindi vogliamo alzare le nostre mani e chiedere che le sue benedizioni, che la sua presenza siano in mezzo a noi stasera, che possano ancora una volta cambiare i nostri cuori, continuare a lavorare nella nostra vita. Signore, grazie per questo giorno speciale, perché quando tu sei con noi, Signore, fa la differenza. Grazie perché quando tu sei con noi diventa un giorno meraviglioso, Signore, e noi siamo qui per lodarti, per innalzarti, per applaudirti, Signore Gesù. Alleluia! Alleluia! Apri gli occhi, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, apri i miei occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti. Della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, oh Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo. Apri i miei occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, oh Signore, luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, oh Signore Dio, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, 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 voglio vederti, voglio sentirti, Signore, santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vedere.
Alziamo le nostre mani a Lui. Santo, 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 voglio vederti. Apri il tuo cuore e credilo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Voglio vederti, Signore. Santo, 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 voglio sentirti. Santo, 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 voglio abbracciarti. Santo, 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 voglio vederti. Alleluia. Grazie, Gesù. Vogliamo sentirti in mezzo a noi, Signore. Grazie perché già il tuo Santo Spirito è qui. Grazie perché la tua presenza è qui, oh Signore. Vogliamo che questa sia una domenica indimenticabile, Signore. Una domenica dove possiamo raccontare un incontro speciale con te. Vieni con potenza, Spirito Santo. Vieni con potenza, Spirito Santo. La Chiesa ti dice: vieni, vieni, Signore, vieni, vieni, Spirito Santo. Vieni a cambiare i cuori, vieni a cambiare le nostre menti, vieni a cambiare le nostre vite, oh Signore. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te, abbiamo un estremo bisogno di te, oh Signore. Dato questo dono, mio Signore, di poterti adorare, mio Signore, di poterti vedere, Gesù. Grazie per questa opportunità preziosa, mio Signore. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per essere qui, mio Signore, per essere insieme, Signore. Grazie, Padre. Grazie Signore perché questa sera siamo qui davanti a te, Padre, per poterti adorare. Ti ringrazio, Signore, ti ringrazio per ogni fratello, per ogni sorella che mi hai dato, Signore, e per questa fantastica chiesa in cui mi hai posto. Ti prego di
benedirci grandemente uno ad uno, Signore, e di darci quell'amore di cui abbiamo bisogno, Padre. Ci affidiamo a Te, Signore, piedi della Tua croce, Padre, e Ti adoriamo, Signore. Sempre
Stasera, Signore, grazie per la gioia che metti ai nostri cuori, Signore, di adorarti e di stare davanti a te. Ed è meraviglioso, Signore, stare qui alla tua presenza, Signore, poter gustare, Signore, la tua gioia, Signore, il tuo amore, Signore, la tua unzione, Signore. Grazie, Padre, per tutto quello che tu ci dai, Signore, per ogni cosa che ci provvedi, Signore. E grazie soprattutto per la fede che hai messo nei nostri cuori, Signore, che questa fede possa essere rinnovata giorno dopo giorno, Signore. Possiamo crescere sempre di più, Signore, essere attaccati alla tua presenza, Signore, essere attaccati a te, Spirito Santo. Grazie, Padre, perché sei meraviglioso e buono. Amen. L'altro giorno, mentre eravamo alla riunione dei giovani, un mio carissimo amico, giovanissimo, mi ha insegnato una cosa molto bella. Mi ha detto: c'è differenza tra sapere che Dio c'è e credere che Dio c'è. Amen. Noi siamo qui perché sappiamo che Dio c'è, ma lo crediamo? Siamo nella situazione di sapere che Dio è qui in mezzo a noi? Hai questa consapevolezza, questa fede che Dio è qui e può fare ogni cosa e non è un Dio di plastica? Non è un Dio finto, non è un Dio che oggi c'è e domani no, ma è lo stesso Dio che ha aperto il mare, è lo stesso Dio che ha trasformato gli uomini, è lo stesso Dio che è morto ed è risorto per me e per te. Lo credi? Ecco, io voglio che stasera possa aumentare la nostra fede, perché stasera noi dobbiamo ricevere. Amen? Perché solo per fede puoi ricevere. Solo per fede puoi ricevere, solo se tu credi puoi avere quello che desideri dal Signore. Amen. C'è differenza andare a vedere qualcosa in cui sai che c'è un Dio e stare in un posto dove sai e credi che Dio è lì. Amen. Dio è lì, Dio è qui che ti sta abbracciando, Dio è qui che ti sta parlando, Dio è qui che vuole fare cose grandi con te stasera. Mettiti nel giusto atteggiamento di ricevere, mettiti nel giusto atteggiamento di adorare, mettiti nel giusto atteggiamento di stare con Dio. Amen. Alleluia, Signore. Filippo, vuoi venire? Adesso vogliamo pregare per i bisogni e vogliamo credere che tutto quello che c'è scritto in questi fogli e nel nostro cuore e quello che desideriamo possa essere benedetto da Dio, possiamo ricevere realmente. Amen. Alleluia. Per favore, tutti in piedi, tutti quanti, tranne che se non sei paralizzato puoi rimanere seduto. Alleluia. Mentre stavamo adorando il Signore, vedevo, il Signore mi faceva vedere quella donna che un giorno stava per essere lapidata, vi ricordate? Un giorno portarono a Gesù una donna e gli dissero: l'abbiamo trovata in adulterio, per la legge di Mosè merita la morte, cosa ne pensi tu? E Gesù non rispose, ma poi guardando la folla dice: chi
non ha peccato, ora, adesso, scagli la prima pietra. E tutti si sono trovati in peccato, nessuno ha avuto il coraggio di prendere quella pietra e poterla scagliare contro quella donna, perché nessuno in questo mondo, in questa terra, e nessuno qui dentro, compreso io, siamo perfetti, siamo manchevoli. Chi può dire: Signore, io sono perfetto? Tutti siamo manchevoli di qualcosa. Un giorno arriveremo alla perfezione, quando saremo chiamati al suo cospetto, saremo trasformati, ma oggi non lo siamo. E sentivo come se qualcuno nel suo cuore non si sentisse perfetto neanche di lodare Dio questa sera. Ti prego di alzare la tua mano e sentiti libero, libera di adorare Dio, perché il Signore è qui e non ti sta giudicando. Anzi, ha le braccia aperte per accoglierti, perché Egli ti ama di un amore eterno, un amore immenso, un amore senza misura, un amore senza compromesso, un amore senza dire niente. Così, alleluia, e io ti benedico, dolce mio Padre Celeste, mio unico Signore, colui che ci ha trasformati, colui che ci ha reso possibile, se oggi noi possiamo essere qui lodandoti, benedicendoti, grazie perché ci hai trasformati, grazie perché non eravamo perfetti, ma eppure tu ci hai chiamati ad uno e ci hai lavati, ci hai purificati, ha reso possibile questo meraviglioso incontro con te, con Gesù, con Gesù. E se non hai mai fatto un incontro con Gesù, questa persona meravigliosa, oggi è possibile questo. Ma voglio pregare per tutti coloro che sono nel bisogno in questo tempo, quelli che sono qui e quelli che sono fuori da questo luogo. Dio può fare cose straordinarie, le ha già fatte, le ha fatte quando era sulla terra, le ha fatte ancora dopo quando era morto, continua a farle, le ha fatte ieri, le può fare anche ora, oggi, perché noi crediamo che Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi e per sempre, e può guarire ancora adesso, basta credere. Basta credere, basta credere, dice la parola, e vedrai la gloria di Dio. E questo è possibile questa sera. E noi ti ringraziamo, Signore, perché rendi possibile quello che il mondo dice che è impossibile. Ogni cosa che è rotta, tu sei venuto per ripararla, per metterla a posto meglio di prima. Lo abbiamo visto nelle nostre vite e continuiamo a vederle. Per questo noi crediamo, Signore, perché sei un Dio meraviglioso, sei un Dio straordinario. E per questo grazie, perché so che stai operando in mezzo a noi. So che stai toccando delle vite, so che stai toccando delle persone, tanti cuori. Alleluia. Vieni Spirito Santo, vieni in mezzo a noi, muoviti, dolce e meraviglioso Spirito, tocca ogni vita, meraviglioso Spirito Santo. Serekini naisha la macchiata. Surisha e la malachia d'essa, Rupa na matarakuta sainisha, Sure marakete, Sure maporaka, Sofia su noi, un fiume di pace. Yeah.
Gesù, ti applaudiamo Signore, grazie Jesus, alleluia, glorioso sei, meraviglioso, meraviglioso, alleluia, alleluia, benedici Signore queste offerte che siamo per donarti. Quanta gioia ci dai, Signore. Non ci fai mancare mai nulla dalle nostre tavole e ci stupisci sempre, sempre, Signore. Ogni cosa, ogni mano sia benedetta questa sera, perché siamo gioiosi di donare, Signore, per l'avanzamento del tuo regno, tutto ciò che tu vuoi fare. Nel nome di Gesù. Amen. Due parole. Io credo che adesso abbiamo adorato Dio, abbiamo lodato, abbiamo cantato, abbiamo dato, abbiamo ricevuto, ma questo è il momento, arriva adesso il momento più importante. Nella Bibbia c'è scritto in Giovanni: nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Sta parlando di Gesù. E ancora continua a fare, la parola continua a fare. Amen. Quindi adesso ti prego di
ascoltare la parola di Dio, perché può continuare a fare qualcosa di splendido nella tua vita. Amen. Applaudiamo al Signore. Alleluia. E prima di passare alla parola di Dio ci sono un po' di cose, stasera abbiamo tante cose, ma ultimamente ogni domenica abbiamo sempre delle cose. Quindi prima di ogni cosa vogliamo dare il benvenuto a chi è qui per la prima volta. C'è la zia di Cristina, ti vuoi alzare in piedi? C'è qualcun altro qui per la prima volta? Alzatevi in piedi. Alzatevi in piedi, vogliamo darvi il benvenuto. Che Dio vi benedica. Siamo contenti che siete qui e che possiate ristorarvi alla presenza del Signore. Anche se non vi conosciamo, vi vogliamo bene. È vero? La Chiesa vuole bene a tutti. Alleluia. Poi ancora abbiamo qualche comunicazione. C'è, prima vorrei chiamare avanti Antonio e Tania, gli sposini che sono ritornati l'altro giorno dal giro di nozze. Vogliamo accoglierli con un applauso. Ci stiamo vedendo proprio adesso, vero? Come stai, Tania? Antonio. Quindi vedranno qualcosa, sono ritornati da proprio freschi freschi dal giro delle nozze. Pace a tutti, io sono sempre emozionato, non lo so perché, su YouCosu qua mi fa sempre questo effetto, però. Niente, grazie a Dio il nostro matrimonio, cioè prima del matrimonio, è stato come un parto, perché come tanti sanno è stato un po' qua, però dopo il parto c'è una grande gioia e la stiamo sperimentando, grazie a Dio. Niente, va tutto bene. E poi volevo ricordare che quando poi finisce il culto condividiamo qualche dolce assieme, cioè per l'augurio del nostro matrimonio. Cioè dopo che finisce il culto non scappate, perché ci sarà qualcosa buona da poter mangiare e gustare. Comunque Dio ci benedica, amen. L'opposto, ecco. Poi ancora abbiamo c'è mio figlio Giona, è stato assieme a Federica alla prima riunione del Porte Aperte. E sapete, Porte Aperte è la missione per le chiese perseguitate in tutto il mondo, e hanno fatto una prima riunione come ambasciatori di Porte Aperte, che si stanno cercando di costituire questi ambasciatori in ogni chiesa. E vorrei, Giona, vieni, Giona, vi vuole dire qualcosa al riguardo? È mio figlio, applaudetelo pure, dai, lo incoraggiamo. Giona, mi diceva che era il più giovane di tutti i presenti. Rigorosamente under 45, over 45, vero? Io e Federica siamo l'eccezione. Comunque, ieri sono stato in questa riunione dove per ogni chiesa veniva una persona e si è parlato molto riguardo alla missione Porte Aperte, e voglio riferirvi per grandi linee quello che, di cui si è parlato, perché penso che sì, tra le nostre preghiere c'è sempre la chiesa perseguitata, però una cosa è sapere per grandi linee che una chiesa è perseguitata, un'altra cosa è sapere che veramente sta soffrendo, e quindi essere anche informati riguardo alla situazione. Infatti mi è piaciuto molto quello che ha detto il fratello Giuseppe Cantello, che è il responsabile della missione Porte Aperte per il Sud Italia e per le isole, che nella Bibbia c'è scritto che noi siamo tutti fratelli e facciamo parte di un unico corpo. Ora, se la mano ci fa male, noi non possiamo dimenticarci che la mano ci fa male. Quindi se parte della Chiesa di Dio sta male, è nostro prima di tutto dovere ricordare che ci sono dei fratelli che non hanno, diciamo, questo dono, questa opportunità come noi di riunirsi ogni domenica ed essere liberi di lodare il Signore. E quindi voglio dirvi innanzitutto che cos'è la Missione Porte Aperte. Missione Porte Aperte non è un'associazione Onlus, sebbene sia registrata come associazione Onlus, non è un'associazione umanitaria, sebbene fornisca aiuti umanitari. Il primo obiettivo di Porte Aperte è di portare nuove anime a Cristo. Prima di tutto Porte Aperte è una missione e come tale si comporta. Porte Aperte si aggancia alle chiese autoctone, alle chiese locali dei paesi perseguitati e fornisce aiuti concreti a quelle chiese. È pratica l'arte dello scomparire, nel senso che è una missione che agisce è una missione che agisce, come posso dire,
non agisce ufficialmente, perché in molti paesi altrimenti gli vieterebbero di fornire questi aiuti, quindi molto spesso non è nemmeno conosciuta come associazione Porte Aperte, e i fratelli che vanno lì non sono nemmeno conosciuti come fratelli, e quindi forniscono aiuti e subito spariscono dalla circolazione, ritornano di nuovo nei paesi sicuri, possiamo dire. E oggi nel Medio Oriente, ma anche in Africa, c'è una persecuzione contro i fratelli, veramente, che negli ultimi anni si è man mano sempre moltiplicata. Però voglio dire anche per questo grazie a Dio, perché nella persecuzione la Chiesa resiste. Per farvi un esempio, la Chiesa in Cina, nel periodo di Mao Zedong, quindi guerra fredda, la Chiesa era scesa sotto il milione, quindi proprio in un paese grande come la Cina 1 milione di credenti è veramente pochissimo. Oggi ci sono 400 milioni nella Chiesa di Cina, è la terza al mondo, e ci sono più iscritti alla Chiesa che al Partito Comunista in Cina. Quindi gloria a Dio per questo, perché Dio non si dimentica mai della sua Chiesa. Quindi i cinesi dicono che i cristiani sono come delle canne di bambù, più vengono tagliate, più crescono rigogliosi, no? Quindi gloria a Dio per questo. Vi chiedo particolarmente di pregare per i fratelli in Medio Oriente, perché si trovano in una situazione veramente disastrosa. Con il vecchio governo la Siria era il paese più tollerante, con la rivolta che c'è stata, siccome i rivoltosi vedevano di malocchio il governo, hanno visto di malocchio pure i cristiani che erano trattati bene dal governo, quindi dal paese che era il più, diciamo, indulgente si è trasformato in uno dei più perseguitati. Vi chiedo appunto di pregare per questa situazione, perché veramente c'è un pastore siriano che ha predicato in Italia qualche mese fa e diceva: io la notte non sono più abituato a dormire con il silenzio, ha sempre il rumore delle bombe alle orecchie, la mattina prega se è il caso o no di mandare i propri figli a scuola, perché lì andare a scuola non è scontato come qui in Italia. E in particolare vi chiedo di partecipare attivamente con una petizione che sta facendo per ora in Nigeria, questa volta siamo in Africa, nel quale negli ultimi anni si è vista una riduzione drastica delle chiese per colpa della politica del governo. Si pensa che 13.000 chiese circa sono chiuse, la maggior parte di quelle rimaste aperte hanno perso più della metà dei loro membri, contrabbandare Bibbia è veramente difficile lì, e vi chiedo di pregare per loro, sì, ma anche dare un aiuto concreto. Si sta facendo non è una raccolta firme, ma delle lettere che, se mi chiedete, ve le posso anche dare. Si firmano e si mandano al presidente nigeriano e all'ambasciatore nigeriano qui in Italia, per far sentire la nostra voce, perché magari loro pensano che possono fare quello che vogliono e nessuno lo sappia, invece noi possiamo dire: non sono soli, le persone che state maltrattando non sono sole, hanno bisogno di aiuto e noi ci siamo. Quindi vi chiedo di partecipare attivamente. Se avete bisogno di qualsiasi informazione riguardo alla missione Porte Aperte o quello che sta facendo, non esitate a contattarmi. E vi prego soprattutto di tenerli sempre nelle vostre preghiere. Io sono rimasto un po', si può dire, un po' sconvolto, perché una cosa è sapere per grandine cosa sta succedendo, una cosa è vedere veramente fratelli che hanno bisogno di aiuto. Ultima comunicazione prima di andare a posto. Un altro predicatore, questa volta del Nord America, il 15 novembre ho appeso una locandina in bacheca, chi vuole la può visualizzare. Il 15 novembre sarà a Rimini per tenere una conferenza, ed è un testimone veramente della persecuzione che c'è in questi paesi, quindi vi chiedo di partecipare numerosi a questo evento e di vedere con i vostri occhi cosa significa persecuzione e cosa significa potenza di Dio, perché in questi paesi perseguitati la Chiesa comunque resiste e cresce. Gloria a Dio per questo. Per quanto riguarda questa petizione, potresti metterla sul gruppo della Chiesa WhatsApp, così ognuno può vedere di cosa si tratta, ok? Se vuole fare questa petizione al nuovo presidente della Nigeria, visto che no, magari può cambiare qualcosa, ognuno può fare questa petizione. Ok, allora ancora c'è qualche altra cosa. Giovedì ad Aragona si inizierà la cellula dei bambini, parliamo bambini di scuola domenicale, e quindi alle ore, Piera? Alle 6, alle ore 18, no di mattina, andate di mattina perché non trovate nessuno, alle 18. Ok, e poi ancora cosa c'è più? Dimentico qualcosa?
Ah sì, saluti da Laura Cristoforetti. Laura è amica di Angela, vi ricordate quest'estate? Lei considera la nostra comunità la prima comunità, quindi un po' la sua comunità, e lo è, gli ho detto. Ci siamo sentiti stamattina, l'ho chiamata e mi ha detto salutami tutta la chiesa, okay? Quindi ricevete saluti da Laura. Ricevete saluti, l'altra settimana scorsa c'erano i saluti pure, adesso io l'ho dimenticato domenica scorsa francamente, di Rosetta Matrone, la mamma di Loredana, che è ancora in gita o ritornata? Fra qualche giorno arriva, quindi si trovava vicino Capri di passaggio quando ho telefonato, ha detto salutami tutta la chiesa, e quindi ricevete pure saluti da lei. Ok, alleluia. Ok, passiamo alla parola di Dio allora. Stasera abbiamo detto che c'è la presentazione di Luigi, Claudia, Salvatore e Raimondo, la famiglia hanno ricevuto un nuovo dono da parte di Dio, questo bambino, questo bel bambino, e quindi oggi sono venuti per presentarlo al Signore affinché Dio metta una benedizione particolare sulla sua vita, la Chiesa mette una benedizione particolare sulla sua vita, e affinché possa crescere in tante cose che adesso vedremo. Quindi stasera io voglio parlare della famiglia. Il messaggio è proprio questo: famiglia cristiana, che non è il titolo di un giornale, ok? O di un periodico. Famiglia cristiana, cosa significa famiglia cristiana? Perché sebbene la nostra nazione si definisce, tra virgolette, in diverse denominazioni cristiana, onestamente e sinceramente, per quello che vediamo attorno, ha poco di cristiano. Si vedono barlumi di cristianesimo. E quindi allora c'è un problema di fondo. Cioè significa non basta dirsi cristiani, bisogna essere cristiani. E per essere cristiani c'è bisogno di un bel po' di cose. Non basta fare parte di una religione, non basta definirsi neanche evangelico. E noi come evangelici è una scelta, non è ci siamo nati, è stata una scelta nel corso della nostra vita. Non basta definirsi cristiani, ma bisogna vivere da cristiani. E il primo posto dove bisogna vivere da cristiani affinché si possano formare famiglie cristiane è la, che cosa? Famiglia. Semplice. La famiglia è la chiesa in miniatura. La famiglia è il primo focolare, si dice focolare domestico, focolare ecclesiale. È la famiglia. È lì che ci si forma, è lì che si formano i futuri buoni cittadini, è lì che si formano pure i futuri cattivi cittadini. Tutto dipende dalla famiglia. Siccome, vedete, Dio quando creò l'uomo creò la famiglia. Adamo, Eva, lascerete padre e madre, vi unirete, diventerete una sola carne, nucleo familiare. Ebbene, il diavolo sa che in questo inizio c'è tutto il sistema della benedizione e della maledizione. E lui ha cercato di minare proprio l'inizio. L'inizio è la famiglia, l'inizio del genere umano. E quindi minando la famiglia, arrivando al cuore della famiglia, può distruggere le famiglie e vedere quello poi che c'è in giro. Ma nonostante tutto voglio dare una buona notizia a chiunque dice ma io come faccio adesso? Dio è capace di riparare, di restaurare e di fare miracoli all'interno della famiglia. Dio è capace di sanare le famiglie rotte. Dio è capace di portare la benedizione in quelle famiglie dove il diavolo ha portato tanta maledizione. Dio è capace di fare miracoli se noi ci crediamo e ci prodighiamo per sanare le nostre famiglie. Amen? Quindi famiglia cristiana. Voglio leggervi a proposito un brano della scrittura di una famiglia cristiana, la famiglia per eccellenza, ed è scritto in Luca capitolo 2 dal verso 21. Noi abbiamo visto nell'arco di un mese sposarsi Cinzia e Geraldo, Tania e Antonio. Prima non erano famiglia, ora li vedete qui, vedete, vedo là un'altra nuova famiglia, prima non erano fidanzati.
dall'altra parte vedo un'altra nuova famiglia. E che bello questo, perché questo è il progetto originario di Dio. È lì che deve stabilirsi la benedizione di Dio. E Dio vuole benedire, e per benedirle c'è bisogno di attenersi ai suoi principi. Allora, leggiamo Luca capitolo 2, verso 21, la storia di questa bella famiglia. Quando furono trascorsi gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, stiamo parlando dopo la nascita di Gesù, la famiglia di Gesù. Giuseppe, Maria, Gesù. E dice, quando furono trascorsi 8 giorni, dopo i quali Gesù doveva essere circonciso, perché era sotto la legge giudaica ancora, gli fu posto nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, ovvero della purificazione di Maria, che erano 40 giorni, prescriveva la legge, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. È scaduto questo? Non si fa più? La Bibbia non parla di non farlo più. E tutto ciò dove la Bibbia tace vuol dire che si può fare. E noi cosa facciamo? Presentiamo ancora oggi i bambini che nascono, così questa, come questa cara famiglia sta facendo oggi, presentiamo i bambini al Signore. È un modello, capite? Come è scritto nella Genesi, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore. E per offrire il sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore e 2 giovani colombi. Stamattina leggevo questo, cioè c'era da presentare al Tempio per qualcosa, qualcuno può interpretare male qui, ma si è andato a leggere la scrittura in Levitico, dove c'è tutto l'ordinamento levitico delle leggi mosaiche, vedrete che quando la donna partoriva, dopo 40 giorni era dichiarata impura, cioè aveva il flusso di sangue per 40 giorni. Dopo 40 giorni diventava di nuovo, si metteva a posto fisicamente. E quindi doveva poi presentare la donna, non per la nascita del bambino, ma per la purificazione della donna, queste 2 piccioni chiamati o colombe, un paio di tortore o 2 giovani colombe. Questo di qua doveva presentare. E Maria, assieme a Giuseppe, andarono al Tempio per presentare il bambino e per presentare pure l'offerta per lei, non per Gesù. Gesù non aveva bisogno di presentare nessuna offerta, ok? Così come ogni bambino che nasce non ha bisogno di presentare nessuna offerta, perché ogni bambino che nasce è il prototipo dell'innocenza, è il prototipo della purezza. Sono gli adulti che possono essere impuri, ma non i neonati. Amen? Non hanno bisogno di nessun tipo di purificazione. Non hanno bisogno, per esempio, di essere battezzati per essere purificati, perché sono già puri quando vengono all'esistenza, perché il prototipo loro è Gesù stesso. Amen? Quando nacque. Or ecco, dice al verso 25, or ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di avere visto il Cristo del Signore. Il Cristo del Signore significa l'unto di Dio, il mandato di Dio, ed era Gesù, logicamente. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione,
E a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito. Ella era vedova e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta ella pure in quel momento, lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Israele. Ora, quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava l'osservanza della legge del Signore, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Ora i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, e quando egli compì 12 anni, Gesù 12 anni, essi salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Terminati quei giorni, mentre essi ritornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme, ma Giuseppe e sua madre non lo sapevano. Supponendo che egli fosse nella comitiva, essi fecero una giornata di cammino, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di lui. E avvenne che, 3 giorni dopo, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a far loro domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte. E quando essi lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ma egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le parole che aveva loro detto. Ed egli scese con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste parole nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Si conclude questa scrittura dicendo che Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora vedete, la presentazione abbiamo detto che avveniva 8 giorni dopo, 40 giorni dopo il parto. Era una questione formale, logicamente, legale, molto legalistica. Non c'è bisogno che aspettiamo 40 giorni per presentare un bambino, ok? Un bambino si può presentare anche la settimana successiva. E voglio suddividere in parti questa scrittura, sono 4 parti all'incirca, 4 o 5 parti, parlando di Simeone che vide... Simeone, avete ascoltato la scrittura su Simeone? Simeone aspettava la redenzione, il Salvatore, e aveva avuto una rivelazione che durante la sua vita questo Salvatore sarebbe arrivato. E quando lui ogni giorno andava nel Tempio, perché sapeva che il Tempio era un po' la casa di Dio per quel periodo, no? Siamo sotto la legge mosaica ancora, e quindi diceva: prima o dopo dovrà arrivare il Liberatore, dovrà arrivare il Messia, il mandato dal Signore. E dovrà arrivare qui in questo tempio. Lui non sapeva se sarebbe stato un bambino o meno, ma quando lo vide ebbe la rivelazione che Gesù era colui che Israele aspettava e lui lo riconobbe immediatamente. E Simeone, guardate, profetizzò, quando vide quel bambino profetizzò, perché disse che era arrivata la salvezza dell'umanità, di Israele prima e poi tutti gli altri. Quindi profetizzò dei popoli, la salvezza dei popoli in quel bambino che era Gesù. Questo cosa significa? Significa che questo ci insegna che noi siamo chiamati come genitori, voi come genitori, noi come chiesa
Siamo chiamati a essere i Simeoni del tempo, profetizzando come genitori su Luigi, ma ognuno di voi sui vostri figli. Profetizzare, la Chiesa deve profetizzare che i bambini che crescono nella Chiesa, profetizziamo che loro saranno strumenti che Dio userà nel futuro. Questa è la profezia che dobbiamo fare tutti quanti. Profetizzare ha a che vedere con credere col cuore e dirlo con le labbra. Questa è la profezia. Non è soltanto buttare parole in aria senza fede, che non servono a nulla, ma crederle fermamente secondo la promessa di Dio, che bambini che sono figli di credenti, fanno parte di una famiglia cristiana, un giorno saranno servitori di Dio. A volte il primo io ho avuto delle difficoltà nel passato, proprio con i figli, no? A volte noi stiamo un po' scombussolati e imbambolati per quelle cose che succedono con i figli. Ma noi non dobbiamo smettere di credere e profetizzare, come genitori e come Chiesa. Noi preghiamo tante volte per coloro che si allontanano dalla Chiesa, che possano ritornare. Noi ci dobbiamo credere e dirlo e pregarci affinché Dio possa operare nella vita dei nostri figli. Genitori, siete i primi responsabili, anche noi come Chiesa siamo responsabili dei bambini, ok? Abbiamo detto la prima Chiesa è la famiglia, la seconda Chiesa, tra virgolette, è la Chiesa stessa. La famiglia fa parte della Chiesa. Quindi noi siamo chiamati a essere i Simeoni del Tempio. A volte noi vediamo le cose che vanno male e ci scoraggiamo, e smettiamo di credere, ci demoralizziamo e pensiamo, beh, le cose non vanno bene, le cose non andranno bene, guarda come sta andando a finire mio figlio, eppure io l'ho presentato al Signore un giorno, eppure hanno pregato per mio figlio, eppure io ho creduto che mio figlio sarebbe stato un servitore del Signore da grande, sarebbe stato uno che avrebbe seguito Gesù, un discepolo del Signore, e poi succedono delle cose e andiamo giù, ci scoraggiamo, ci abbattiamo e non continuiamo più a parlare in fede, ma a credere al contrario. Mancanza di fede significa. Noi siamo chiamati anche nei momenti di difficoltà a credere col cuore e a confessare con le labbra che i nostri figli appartengono al Signore. Amen. Ricordo una volta ci fu una storia, forse qualche volta l'ho raccontata, di un uomo, un credente, era solo, non aveva più la moglie, e crebbe il bambino, aveva un figlio, e questo figlio, questo bambino cresceva, andava assieme al papà in chiesa, cresceva nella chiesa, poi verso i 15-16 anni cominciò ad avere i grilli per la testa, è un'età difficile questa, dove si diventa uomini e ci si confronta anche con l'esterno della chiesa, e quindi si vede gli altri e si vedono le luci esterne che attirano, che abbagliano, e non si comprende che magari certe luci esterne sono soltanto delle illusioni o delle attrazioni per portarci lontano, per portare lontano i figli, i ragazzi da Dio. E questo ragazzo si allontanò da Dio, non solo si allontanò da Dio, cominciò a rubare, cominciò a essere un delinquente, aveva compagnie terribili, andò a finire in carcere. Il papà tante volte, figlio mio, figlio mio, figlio mio, figlio mio, ritorna, non ti preoccupare, andiamo avanti, eccetera, eccetera, finché un giorno Dio gli parlò e gli disse, lascialo andare. Come, Signore, lascialo andare? Lascialo andare, un giorno tornerà a te. E questa è la situazione che vivono tante famiglie cristiane. Ebbene, lui disse a suo figlio, bene, fai quello che vuoi, io non ti dirò più niente. E il bambino se ne andò di casa, il ragazzo se ne andò di casa, fece le sue esperienze. Il papà pregava per suo figlio, ma dopo tanti anni, un giorno qualcuno bussò alla sua porta ed era suo figlio che era tornato perché aveva incontrato Gesù. E lui lo abbracciò e diceva, ti sto aspettando da tanto tempo, non ho mai smesso di credere che un giorno saresti ritornato. Questo è lo spirito che dobbiamo avere,
noi riguardo ai nostri cari figli. Amen. Anche quando a volte si allontanano dal Signore. Dobbiamo essere Simeoni, ma dobbiamo essere anche gli Anna, le profetesse del Tempio, no? Anna profetessa ci parla dell'indispensabilità della preghiera. Non è tutto automatico, non è che dice vabbè, io il Signore mi ha detto così, io credo e vado avanti. No, devi anche lavorarci. Lavorare nel mondo dello spirito è la preghiera. La preghiera, guardate cosa faceva Anna, pregava e digiunava. Quanti genitori pregano e digiunano per i figli? Che possono ritornare per i figli che sono allontanati, o anche per quelli che sono nella chiesa, che stanno seguendo, affinché siano protetti dagli attacchi dell'avversario. Noi dobbiamo essere anche questo tipo di persona che pregano per i figli, che digiunano a volte per i figli, sapendo che c'è all'esterno un attacco contro i nostri figli. C'è un attacco contro la famiglia, c'è un attacco contro tuo marito, contro tua moglie, contro i tuoi figli. Il diavolo no, al diavolo non piacciono le famiglie unite, le famiglie che sono amalgamate, le famiglie che camminano insieme e servono il Signore. Al diavolo non piacciono questi tipi di famiglie. E voi dovete sapere, la Bibbia dice che noi non dobbiamo ignorare le astuzie del diavolo, le macchinazioni del diavolo. Noi sappiamo cosa lui vuole fare e dobbiamo prendere provvedimenti. Il ruolo della famiglia, vediamo, in Giuseppe, Maria, vediamo il ruolo della famiglia. Giuseppe e Maria erano persone consacrate a Dio. Prima di ogni cosa, se volete che i vostri figli rimangano fermi nella fede, o che se si allontanano ritornino alla fede, dovete, marito e moglie, consacrarvi. Consacrarvi significa appartarvi per il Signore, non abbiate cose strane per la testa, non vivete una vita conflittuale, pensate al bene dei figli e il bene dei figli vi motiverà a guardare l'altro, a essere paziente verso l'altro, a sopportarvi gli uni gli altri. A volte i figli si escludono e si pensa soltanto al rapporto coniugale, non perché si vogliono escludere o perché si vuole male ai figli, no, assolutamente no, ma al primo posto viene il rapporto coniugale e poi vengono i figli. Per certi versi è buono quando c'è unità, unione, ma quando ci sono conflittualità, i figli possono essere lo strumento che può fare superare anche le conflittualità coniugali. Giuseppe e Maria erano persone consacrate, amavano Dio, è vero? Osservavano tutta la legge di Mosè, significa che erano molto consacrate a Dio. Ogni anno andavano a Gerusalemme, loro erano molto distanti, non erano in Giudea, nella regione giudaica, erano in Galilea abitavano, Galilea, Nazareth si trovava in Galilea, mentre Gerusalemme era nella Giudea, quindi c'era un percorso enorme, tanto che facevano delle carovane, erano a gruppi che andavano ogni anno, e a volte noi per fare 10 chilometri o per 2 chilometri o per andare a arrivare là sopra qua nella chiesa per soltanto la domenica, magari a volte abbiamo problemi. Anche questo è un sintomo di consacrazione o mancanza di consacrazione. Loro facevano tutto, carovane, pensate, giorni e giorni di cammino. Asini, sciccareggi, muli, a cavallo, a piedi, bambini, a seguito. Bambini, genitori, non lasciate mai i bambini. I bambini devono camminare con i genitori. Questa è la nostra fede. Io ricordo quando c'erano i miei figli piccolini, avendo 5 figli, lo sapete molto bene, ma non esisteva lasciare i figli a casa, tutte le attività le facevamo assieme e i figli con noi. Certo, certe volte era un po' un problema, di difficoltà, si affrontano. Non è un buon motivo dire ma i figli sono piccolini, sono più grandetti, hanno bisogno di qua, di là, quindi e si esclude le attività o il servizio o la partecipazione. I figli devono crescere sin da piccolini, da quando si presentano al Signore in poi devono crescere nel sentiero della Chiesa, se volete che poi rimangano nella Chiesa.
Ancora guardate, erano loro due, marito e moglie, non soltanto amavano Dio, avevano timore di Dio. Il timore di Dio, vedete, è quel sentimento che si ha verso Dio, che quando qualcosa ti dice no, non farlo, non andare, perché devi andare, vedi, ti sento un po' male, o il bambino è un po' così, eccetera, eccetera, mille scuse, a volte anche tra virgolette valide. Il timore di Dio è quello che ti fa superare questo stato, dice, ma Dio è ancora più importante, e allora io vado. È lì che c'è la benedizione, è lì che dice, mamma mia, guarda questo mio figlio, questa famiglia, questa mia figlia, guarda, nonostante le difficoltà, le problematiche, partono a carovana e vanno, vanno in chiesa, vanno a servire il Signore, vengono, questo è timore di Dio. Molto spesso si tratta a Dio così in un modo superficiale. Fratelli miei, la chiesa, famiglia cristiana, è avere timore di Dio come famiglia. A volte, vabbè, la moglie guarda il marito e dice, che faccio, c'è ma voglio a chiesa? Mamma mia, veramente mi sento, stanca, cucinavo. E il marito sta lì e dice, se non ci va tu, non ci vai manco io. Cioè si guarda, invece guardare a Dio e avere il timore di Dio, si guardano le cose naturali, capite? Il timore di Dio è quello che ti fa superare queste cose. Il timore di Dio ti fa dire, oh, dai, andiamo, Dio ci sta aspettando. A proposito, voglio dire un'altra cosa, così lo dico. Il timore di Dio è anche essere puntuali a venire in chiesa. Che c'è? Sì, basta. Un attimino che c'è un po' di rumore e continuiamo. È stato un break pubblicitario. Comprate queste Francesca. Cosa stavo dicendo? Aiutatemi. La puntualità. Anche questo è un sintomo. Io penso che se voi siete invitati da persone alle quali ci tenete, magari è un amico, forse gli dite, vabbè, arrivi un po' di ritardo, eccetera, eccetera, scusa un attimo. Però se sono certe persone alle quali tieni, persone facoltose che magari hanno una certa rispettabilità, onorabilità, sono sicuro che il marito darà alla moglie, dai, aspetta che non potevamo arrivare in ritardo, dobbiamo arrivare puntuali, perché altrimenti facciamo brutta figura, è vero? A volte in chiesa guardate che c'è un signore che ci sta aspettando, che è il Signore dei Signori, che è il nostro Dio. Io penso che anche questo è timore di Dio. Dovremmo essere, e io vi invito a essere tutti puntuali, se il culto inizia alle 6, non si può arrivare alle 6:10, alle 6:15, alle 6:20, certo ne arrivano a volte, ho visto qualcuno a volte è arrivato, a volte dico, grazie a Dio, a volte, qualcuno è arrivato nel mentre facciamo l'offerta, significa si è persa tutta l'adorazione. Fratelli miei, questa è mancanza di timore di Dio. E timore di Dio non è avere paura di Dio, timore di Dio è avere rispetto di Dio, capite? Considerare Dio reale e non soltanto mentale. E allora io penso che se rispettiamo Dio arriviamo puntuali, arriveremo prima. Io dico, cioè, ma non soltanto un minuto prima, sarebbe bello arrivare tutti mezz'ora prima. Qualcuno dice è difficile, certo capisco, è difficile per certuni, ma sarebbe bello arrivare mezz'ora prima, si crea l'atmosfera giusta, non si va di corsa, non si arriva, stiamo iniziando, si arriva tranquillamente, serenamente in chiesa, magari strada facendo si può pregare per il culto, strada facendo si può dire Signore vieni a benedirci, strada facendo si può dire Signore ti adoriamo prima già di arrivare in chiesa, ti lodiamo, capite? Questo è il timore di Dio. Anna ci parla proprio di questo, abbiamo visto Giuseppe e Maria, stiamo vedendo Giuseppe e Maria, erano devoti, amavano Dio, avevano timore di Dio, erano esempio per il figlio.
e poi erano perfettamente integrati nella loro comunità ecclesiale. La Chiesa non era un'istituzione, era viverci, era comunità per loro. Tant'è vero che facevano viaggi assieme, e anche a Nazareth erano molto attivi, tutti conoscevano Giuseppe, Maria, Gesù, i suoi fratelli, le sue sorelle, tutti li conoscevano. Non si poteva dire chi è questa famiglia? No, questa famiglia la conosciamo perché fa parte della nostra comunità. Questa è vita cristiana, questa è famiglia cristiana, capite? Famiglia cristiana. Quindi il ruolo di Giuseppe furono fondamentali per Gesù, perché a volte pensiamo che Gesù era il figlio di Dio, di conseguenza tutto va andare liscio come l'olio. No, Gesù è venuto a nascere come un bambino qualsiasi qui sulla terra, doveva crescere, doveva essere formato, doveva avere una famiglia, doveva svilupparsi, doveva fare tutto il percorso naturale che ogni bambino fa per diventare adulto. A differenza di tutti i bambini era senza peccato, ma doveva affrontare la vita e non doveva mai peccare per di più, quindi aveva un handicap, tra virgolette, non dove, poteva sbagliare, perché se sbagliava Gesù noi saremmo stati tutti fritti, perché lui doveva espiare il peccato adamitico, e come per un uomo il peccato è entrato nel mondo, cioè il primo Adamo, attraverso Gesù è stato tolto dal mondo, attraverso la sua obbedienza sino alla morte di croce, dice la scrittura. Giuseppe e Maria, la famiglia, è molto importante. Erano perfettamente integrati nella comunità, facevano parte della comunità, erano sempre presenti, partecipavano a ogni attività possibile, e il risultato fu che Gesù, il loro bambino, dice la Bibbia al verso 40, cresceva, come risultato cresceva e si fortificava nello spirito, essendo ripieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Ora, genitori, se volete che la grazia di Dio sia sopra i vostri figli, certo il primo passo è la presentazione, ma dopo c'è un percorso, un cammino, dovete essere di esempio loro, perché se siete di esempio in tutto e per tutto la grazia di Dio dimorerà anche sui vostri figli, così come dimora in voi, dimorerà come conseguenza dell'autorità che voi avete sui figli, sui vostri figli. E quando Gesù compì 12 anni, lo trovarono, sapete la storia, lui rimase al Tempio, lo cercarono, eccetera, eccetera, quindi a 12 anni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a far loro domande, e tutti quelli che l'udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte. Vedete che bello quando un figlio cresce nella Chiesa, è attivo alla Chiesa, partecipa assieme alla famiglia alla Chiesa, viene, acquisisce conoscenza nella Chiesa, fa esperienza nella Chiesa, può stare in mezzo a chiunque e avere la sapienza di Dio nella sua vita. E questo dobbiamo, questa aspirazione dobbiamo averla tutti come genitori verso i figli, eh? Tutti dobbiamo aspirare che i nostri figli, la sapienza di Dio, la grazia di Dio sia sopra di loro. Però, come notate, non è automatico. Bisogna lavorarci sopra e la prima cosa da fare è essere esempio per i figli. Tutti noi siamo chiamati ad essere esempio per i figli. Volete? La Bibbia dice ancora che il bambino Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Dice pure che era, quando ritornò poi da Gerusalemme, era sottomesso ai genitori, è vero? Abbiamo letto così? Era sottomesso a loro. Volete che i vostri figli siano sottomessi? Perché oggi è un tempo molto difficile per la sottomissione. Oggi è il tempo della libertà, del libertinaggio. È il tempo della, ma è sempre stato così nelle generazioni, della ribellione. Ricordo quando ero anche ragazzo io, giovane io, e mi sentivo ribelle verso alla cultura e quindi verso i genitori del passato. Però non è così quando c'è una famiglia cristiana, perché prima eravamo famiglie cristiane, sebbene si definivano tutti cristiani, compresa la famiglia mia di appartenenza, però di cristianesimo non c'era nulla. Quando mai si parlava di Gesù in casa? Quando mai si pregava assieme? Quando mai si diceva il Signore ti ama?
Quando mai si diceva andiamo insieme ad adorare il Signore? Quando mai si diceva andiamo che facciamo qualcosa per Gesù? Quando mai? Le famiglie cristiane devono fare questo. E allora quando fanno questo i figli crescono in un altro modo. Perché poi il risultato di famiglie non cristiane è che i figli si ribellano ai genitori. In un modo o nell'altro, allora palesemente oppure anche di nascosto a volte. C'è una ribellione interiore, capite, verso tutto ciò che è venuto prima. Ma quando si cresce in una famiglia cristiana, quando i figli hanno l'esempio dei genitori, quando si partecipa all'attività della Chiesa, quando si ode, si ascolta l'insegnamento della parola di Dio, i bambini non sviluppano ribellione. I bambini vengono educati invece alla sottomissione. E sottomissione non è una parolaccia, è una parola bellissima. Sottomissione è essere sotto la missione dei genitori. I genitori hanno una missione e lavorano con la missione dei genitori. Non si tolgono dalla missione dei genitori. Non si ribellano loro, ma partecipano assieme. Amen. Andiamo verso la conclusione. Guardate a Giuseppe, Maria. Abbiamo visto Simeone in questa storia, Anna. E da questo possiamo trarre delle conseguenze facendo la somma di tutte le cose che abbiamo detto. Come genitori siate di esempio ai vostri figli. Pregate e ogni tanto digiunate per loro, perché vivono in questo mondo come tutti noi e sappiamo cos'è questo mondo. Profetizzate sulla loro vita, cioè guardate al loro futuro e vedetelo pieno di colori. Oggi i genitori guardano il futuro e dicono oh, tutto nero, sai i miei figli, e mettono là in mezzo pure i loro figli. Bene, il nostro Dio ha fatto l'arcobaleno, ha fatto i colori. E vi dico una cosa, il futuro dei figli dobbiamo vederlo colorato, non dobbiamo vederlo lugubre, nero. Dobbiamo imparare ad avere questa visione e se noi poi ci preghiamo e ci digiuniamo pure, vedremo che i nostri figli avranno un futuro pieno di colori e non lugubre. Amen. Profetizzate sulla loro vita, anche quando tutto sembra storto, profetizzate. Forse se capite, siate sapienti, perché Dio vi dà sapienza pure. Non dovete, ci sono genitori a volte che vanno se nel figlio il ribelle e gli dicono io profetizzo sopra di te che tu ti convertirai, che tu verrai a... No, non fate così. Le fate allontanare ancora di più. Ma profetizzate nella vostra stanza segreta, quando pregate significa. Profetizzate, dite Signore io profetizzo che mio figlio, mia figlia ti servirà, se si è allontanato ritornerà, se continuerà a servirti io digiuno per lui, per lei, per mio figlio, per mia figlia, perché ti appartengono Signore, perché io appartengo a te e tutto ciò che mi hai dato appartiene a te. Amen. Questo deve essere il sentimento che dobbiamo avere e la nostra fede è questa, perché c'è una promessa dietro. Credi tu e sarai salvato, tu e tutta la tua casa. C'è una promessa dietro, ma non è automatico come abbiamo detto. Bisogna lavorarci con la preghiera, con l'esempio, con l'attività, con tutto quello che la vita ci dà, vivendo come famiglia da cristiani. Che non è un titolo, ma è un vissuto, un quotidiano che bisogna affrontare e viverlo come cristiani, seguaci di Gesù Cristo, unti dallo Spirito Santo. E noi lo possiamo fare, ci possiamo riuscire, perché in Cristo Gesù, dice la Scrittura, noi siamo come più che vincitori. C'è una vittoria che sta nella nostra vita, perché Lui ci ha dato lo Spirito Santo, che è lo spirito della vittoria contro il male e contro il diavolo. E come cristiani siamo chiamati a credere che i nostri figli
appartengono al Signore. Lui ce li ha dati come dono. Noi li coltiviamo, appartengono a Lui. E a Lui li porteremo mano a mano, quando sono piccoli, crescendo, quando diventeranno adulti, e diremo: Signore, sono tuoi. Io ho fatto la mia parte, adesso ti servono. E poi le porteremo, sino come è stato in questi casi, sino magari all'altare, quando si sposeranno e avranno una loro famiglia. Amen. Ci alziamo in piedi, gloria a Gesù. Alleluia. Detto questo, adesso dobbiamo presentare Luigi al Signore. E qui abbiamo Claudia, Salvatore e Raimondo, che porteranno la new entry nella loro famiglia, lo porteranno qui. Alleluia, gloria al Signore. Pregheremo per questo meraviglioso bambino, ma anche per tutta la famiglia, ok? Nel mentre venite avanti, accogliamole con un applauso. Che dice? Tranquillo. Alleluia. Gloria a Gesù. Ecco qua, famiglia al completo. Ricordo quando li ho sposati erano in due. Ora sono raddoppiati. Anche loro sono stati tra le prime, come detto per Renzo e Piera, tra le prime coppie che ho sposato. E quindi per me, io sono molto affezionato alle famiglie, specialmente quelle, non tutte logicamente, quelle che ho sposato, sapete, c'è anche qualcosa di particolare che c'è dentro, nella vita, nel cuore del pastore pure. Allora adesso presenteremo il bambino al Signore, chiederemo sopra di lui la benedizione di Dio, in preghiera, ok? Io vedevo poco fa, non l'ho detto nel mentre stavo predicando, però sono contento che stasera c'è pure Davide qua in mezzo a noi, Davide, che è figlio di Maurizio e Gina, che ha avuto quell'incidente, che vedo che si sta ristabilendo, e il Signore ti benedice grandemente, Davide, ok? Alleluia. Mia moglie può venire qui pure. Alleluia, gloria a te Signore. Allora, lui si chiama Luigi. È un dono che Dio ha riservato a questa cara coppia, a questa cara famiglia, questi tre, non soltanto a Claudia, a Salvatore, ma anche a Raimondo, è vero? Perché è il suo fratellino, o no? E quindi noi vogliamo benedire questo bambino, chiederemo la benedizione di Dio nella sua vita e sulla vita della famiglia. Caro Padre, nel nome di Gesù, siamo davanti a te, oh Signore, e questa cara famiglia, oh Signore, famiglia Zammuto, è venuta qui avanti, oh Signore, per presentare l'ultimo dono che tu hai loro dato, Luigi, oh Signore, davanti a te, affinché tu, oh Signore, dal cielo, dall'alto, metta la benedizione nella sua vita per il suo futuro, affinché possa crescere come abbiamo letto, oh Signore, nella scrittura, così come Gesù possa crescere, oh Signore, in sapienza, in grado, in statura, nella salute, in grazia, davanti a Dio, davanti a te, oh Signore, ma anche davanti alla società, davanti agli uomini. E in questo momento, oh Signore, ti chiediamo di benedirlo, Signore, benedici, oh Signore, oh, così come hai benedetto la sua nascita, oh Signore, benedici il suo cammino qui sulla terra. Che possa avere sempre buona salute, oh Signore, che possa crescere nelle tue vie, che possa diventare un tuo discepolo, oh Signore Dio, che possa crescere intelligente e con la tua sapienza, oh Signore, una sapienza, oh Signore, sovraumana, non quell'umano, Signore, ma quella di più dell'umano, Signore, sovraumana, che viene da te, affinché possa gestire, oh Signore, la sua vita come a te piace. E in questo momento tienilo pure.
nelle braccia della mamma il bambino sta sempre più tranquillo. E così pure, oh Signore, noi lo vogliamo benedire, oh Signore, in tutto il suo percorso qui sulla terra. Che la tua benedizione, oh Signore, si poggi sopra di lui. Ma che la tua benedizione si poggi pure sopra la famiglia, oh Signore, su Claudia, su Salvatore, su Raimondo, affinché loro siano di esempio per lui, così come abbiamo insegnato questa sera, oh Signore Dio. E affinché possa crescere nelle tue vie, che un giorno tenendolo per mano, così come stanno facendo con Raimondo, Signore, tenendolo per mano possono portarlo giorno dopo giorno, Signore, a osservare le tue vie, a camminare nelle tue vie, Signore, perché sappiamo che da questo dipende, Signore, il successo vero nella vita. Oh Signore, io lo benedico nel tuo nome come ministro, loro come genitori, oh Signore. E decretiamo che questa benedizione, oh Signore, lo accompagnerà tutti i giorni della sua vita qui sulla terra. Ti prego su pure, oh Signore, che come fratelli, Raimondo e Luigi, oh Signore, possano avere un feeling straordinario, possano aiutarsi gli uni gli altri crescendo, possano fare tante cose insieme, possano benedirsi l'un l'altro quando saranno più grandi. E, oh Signore, possano dirsi da adulti, oh Signore, insieme si guarderanno negli occhi e dire: stiamo servendo te, Signore, perché abbiamo avuto un buon esempio, i nostri genitori. Noi benediciamo questa cara famiglia, oh Signore, e questo bambino, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. E la Chiesa dice: Amen. Come dicevo pure qualche domenica fa e come abbiamo predicato, no? I figli sono un dono e dinanzi alla grazia di Dio non si può che essere riconoscenti. Il nostro desiderio è proprio questo, che i nostri figli, sia Raimondo che Luigi, possano crescere nella grazia del Signore e che si possano innamorare ben presto di Lui, del suo regno, e che possano servirlo veramente con eccellenza e fare molto, ma molto di più di quanto riusciamo a fare noi genitori. E la nostra preghiera è pure quella che il Signore possa darci sapienza e pazienza nel crescerli e nell'accompagnarli nella vita, nei loro percorsi. Vi ringrazio, bacio a tutti. Allora, prima di andare via, questo è un ricordo, un attestato della presentazione, c'è la foto del bambino e c'è scritto così: presentazione. Facciamo leggere Salvatore, leggilo tu Salvatore. Okay,
portarono il bambino al tempio per presentarlo al Signore. Luca 2:22. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del grembo è un premio. Chiesa Evangelica Internazionale di Favara. Amen. Amen. Dio vi benedica. Dio vi benedica tantissimo. Siete speciali. Siete una famiglia speciale. Ok. Alleluia. Queste cose a me piacciono molto perché si valorizza sempre di più la famiglia, perché la famiglia è nel cuore di Dio. Alleluia. Quindi adesso andiamo verso la conclusione. Ringrazio tutti coloro che sono stati qui la prima volta, siete benvenuti, se volete potete ritornare, saremo molto felici se ritornate. Vi vogliamo bene anche se non vi conosciamo, ve lo ripetiamo ancora. Dio vi ama tantissimo e anche noi. In parte, se non come Dio, perché non ci riusciamo, però vi amiamo lo stesso. Alziamo le nostre mani al cielo. Caro Padre, nel nome di Gesù, grazie Signore per questa serata che Tu ci hai dato, per questo culto che abbiamo fatto a Te, che sei il vero e l'unico Dio. Ti benediciamo con tutto il cuore per ciò che Tu hai fatto stasera, per ciò che ci hai detto, Signore. E Ti benediciamo, Signore, per la benedizione che Tu hai messo sopra questo bambino, Signore Luigi. Grazie, Signore, per ogni cosa. Io voglio benedire questa sera tutte le famiglie che sono qui, una per una. Là, o Signore, dove c'è, o Signore, la Tua unione, Signore, che si fortifichi sempre di più. Là dove ci sono difficoltà, o Signore, che possano essere rimosse nel nome di Gesù Cristo. Là dove ci sono, Signore, separazioni, che ci possa essere unità, o Signore. Tu sei colui che unisce. Là dove, Signore, ci sono difficoltà nei rapporti coniugali o con i figli, oh Signore, che Tu possa, oh Signore, mettere saggezza e sapienza sopra ogni mente, sopra ogni persona, affinché venga rimosso ogni cosa che il diavolo ha seminato nella famiglia. E nel nome di Gesù io sgrido il diavolo, i demoni e tutto ciò che mina le famiglie che sono qui rappresentate. Nel nome di Gesù Cristo li sgrido e decreto sopra ogni famiglia che la benedizione di Dio arriva nella tua casa, arriva nella tua vita, che Dio restaurerà la tua casa, che Dio fortificherà la tua famiglia, perché Dio si prende cura delle famiglie. Vi benedico nel nome di Gesù. Dio vi benedica. Ci vediamo mercoledì.